Presidente Marazzita, finalmente possiamo festeggiare oggi, eh? Sei contento oggi? Sicuramente, dopo una vittoria si è sempre contento, no? E abbiamo sofferto un po', però alla fine l'abbiamo spuntata bene. Eh sì, un 4-1, ma inganna. Inganna sì, ma diciamo che abbiamo costruito molto, abbiamo gestito bene la partita, però sotto porta fino a quasi l'ottantesimo avevamo vergogna di tirare in porta. Vergogna? A volte vorrei vedere qualche portiere come pare, però tutto sommato poi alla fine 4-1 ci accontenta. Ecco. Cusato ha fatto un gol alla Marazzita ed è venuto a salutarti. Infatti questo è venuto da me, dice, mo che ti fermo più. Jensen invece è entrato, come l'ha visto? Un ragazzo fenomenale, ha delle doti impressionanti. E veramente ha cambiato faccia alla partita quando è entrato Jensen. Lo sta dicendo lei? Speriamo che mister Valentino l'ascolti. Vabbè, intanto è un ragazzo che ha poca esperienza, bisogna dosarlo, però l'ha messo in campo, ha avuto fiducia in lui e ci ha fatto vedere dei numeri che da bravo calciatore, veramente. Sabato si va a Botricello. Sì. Botticelli che oggi ha vinto a San Giovanni in Fiore con l'Asilano, una squadra attrezzatissima, e consideri che ha quasi i top, chiamiamoli top player dell'Uria dell'anno scorso, che poi alla fine hanno vinto il campionato, una squadra attrezzata, una società amica, quindi andiamo a fare anche questa altra partita. Bocca al lupo. Crepi.